Buongiorno, io mi chiamo Ilaria Venanzi e sono una docente di lingua inglese inserita nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, abilitata con TFA ordinario. Vorrei condividere con voi la mia esperienza in quanto dovrò sostenere il prossimo 19 maggio lo scritto per lingua inglese al concorsone Scuola 2016. Mi trovo al nono mese di gravidanza. E il termine previsto per la data del parto è esattamente 8 giorni dopo lo scritto del concorso. Per questo, prima che uscissero le sedi delle prove scritte, ho contattato l'USR di Perugia, chiedendo che mi fosse assegnata una sede più vicina possibile al mio domicilio. La mia richiesta è stata subito respinta dall'USR, che all'inizio mi ha comunicato che non era possibile scegliere le sedi dell'esame, in quanto il sistema era informatizzato e non prevedeva alcuna eccezione. Io non mi sono fermata davanti a questo rifiuto perché mi sembrava una cosa assolutamente ingiusta e quindi ho fatto una richiesta formale all'USR, al MIUR e ho informato anche la consigliera di parità dell'Umbria che si è interessata al mio caso. Dopo che vari giornali e dopo aver scritto un post su Facebook che è stato condiviso da tante donne nella mia situazione, ho ottenuto una risposta formale dall'USR di Perugia. Risposta che vorrei condividere. Innanzitutto mi dicono che Perugia è stata ritenuta una sede adatta alle mie esigenze, in quanto altre sedi si trovano in tutto il territorio regionale. Quindi sì, era possibile avere una sede più lontano, ma evidentemente non era possibile averne una più vicino. Inoltre, la scelta delle sedi è fatta anche calcolando la presenza di eventuali candidati con esigenze di tempi aggiuntivi o con particolari necessità. Evidentemente le donne in gravidanza non rientrano in questa categoria di persone con particolari necessità. Inoltre, mi viene comunicato che saranno previsti dei tempi per l'identificazione che per me saranno limitati. Io ho visto che darò l'esame insieme a altre 15 persone, quindi immagino che limitare i tempi non sarà poi così difficile, dovendo identificare appunto un numero molto ristretto di persone. Conclude sempre l'USR nel suo comunicato che si è provveduto ad allertare la Croce Rossa e che se si dovesse rendere necessario verrà istituito un presidio medico. Quindi non significa, a mio parere, che io avrò un'ambulanza a mia disposizione, significa che intanto la Croce Rossa è stata avvertita. Io a questo punto non so se darò l'esame, spero di riuscire a dare l'esame e spero che vada tutto bene. Comunque non mi sono sentita tutelata, non mi sento tutelata. Penso che in un paese che è uno stato di diritto, dove le pari opportunità vengono tanto promosse, purtroppo, almeno nel mio caso, sono rimaste solo parole e non mi sento assolutamente presa in considerazione. Vorrei condividere la mia situazione perché ci sono moltissime donne nella mia situazione in un concorso dove l'85% dei partecipanti è donna. E io penso che sia assolutamente vergognoso che non sia stata prevista alcuna legislazione per le donne in gravidanza. Mi sembra una cosa assurda. So che adesso verranno proposte delle prove suppletive per i non abilitati, che con tutti i diritti sono stati ammessi al concorso, però delle prove suppletive non sono state previste per chi si trova nella mia situazione. Oltretutto verranno aggiunte delle sedi perché verrà aumentato il numero dei candidati, però evidentemente non era possibile spostare me, né le altre donne come me, molte delle quali hanno dovuto scegliere tra il lavoro e la maternità, che a mio parere è una scelta medievale, che assolutamente non si adatta a quello che dovrebbe essere l'Italia, non a quello che è purtroppo, però a quello che dovrebbe essere. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.